Come affianca Roma Capitale questo progetto di inclusione lavorativa per le persone con disabilità? Allora, noi partiamo patrocinando l'iniziativa e naturalmente diffondendola in tutte le scuole della nostra città, perché crediamo profondamente in questo progetto di formazione per l'acquisizione di competenze digitali che poi facilitino l'ingresso nel mondo del lavoro. Tutte le scuole di Roma, i 9 centri di formazione professionale gestiti direttamente da Roma Capitale, dove ci sono anche percorsi specifici, i cosiddetti PFI per ragazzi e ragazze con disabilità che abbiano assolto l'obbligo scolastico, ma abbiamo poi l'intenzione, insieme a questo bellissimo progetto, di andare anche oltre, lavorando sulla costruzione di relazioni tra il mondo del sociale, il mondo delle scuole e anche il mondo delle imprese per l'inserimento di questi ragazzi e ragazze che avranno acquisito competenze digitali. Del resto, per noi questa azione si inserisce in un percorso di lavoro più complessivo che è già previsto con una delibera votata dall'Aula lo scorso anno, l'attivazione a Roma di appalti riservati, cioè della promozione del lavoro per ragazzi, ragazze, persone con disabilità, perché il lavoro è un diritto costituzionale. Siamo anche in una fase di grande crescita dell'occupazione nella nostra città, ma noi vogliamo che questa occupazione sia di qualità e che sia per tutti e per tutte.